Salve figli, sono sorella nostra signora. Sapete, ho fatto molta fatica, tanta, 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 tanta fatica a credere che qui ci fosse Dio. E quando quasi me ne ero convinta, mi sono detta, ma perché? Perché Dio sei qui? Perché devi scendere in mezzo a noi? Se tu tutto comandi, tutto è guidato, perché? A cosa serve il tuo arrivo? Non capivo, figli cari, non capivo. Non riuscivo a capire ciò che vedevo. Onor del vero, ho sempre avuto certe visioni, ma non volevo credere. Pensavo che la mia mente era ormai così intasata da tutte queste visioni che non capivo, che non credevo, perché non credevo che il genere umano potesse spingersi a tanto. E allora chiedevo sempre conferma, dicevo, ma spiegami, è proprio così che vanno le cose? Nessuno mai mi rispondeva. E allora, proprio per quel silenzio, pensavo proprio che la mia mente si era persa chissà dove e chissà come. E allora, poiché nella mia vita ho sempre imparato ad andare oltre, mai soffermarmi più di tanto, presa dalle cose della vita, da piaceri e molti dispiaceri, dal lavoro o molto lavoro, andavo avanti. Sono sempre andata avanti, ho sempre avuto la forza di andare avanti, grazie a Dio. Perché se c'è una cosa che chiedevo a Dio era solo questa. Dio, dammi la forza per fare ciò che devo fare. E allora, adesso come adesso, mi chiedo, ma se mai fosse vero che qui c'è Dio, e adesso ne sono quasi convinta, mettendomi nei panni vostri, sapendo cosa voi vi aspettate, penso, ma come si aspettano che arrivi questo Dio? Come dovrà vestire? Come dovrà apparire alla gente? Poiché tutti hanno quell'immagine sacra di questa donna, donna, ma donna, la donna che sa, perché ma significa sapienza. Come deve arrivare per essere credibile? Deve vestire una tunica bianca con una fascia celeste, un mantello celeste? Deve apparire così? Deve travestirsi così? Sicuramente la prenderebbero tutti in giro. Perché travestirsi così lo possono fare tutti. E allora, come dovrà apparire? Come una gran dama? Non sarebbe credibile. Direbbero, ma questa. Oh, questa non è un povero Cristo. Deve apparire sotto le spoglie del Papa, con una tunica bianca, quell'uomo che tutti vedete. E no, c'è qualcosa che non va. Se è Madonna o la Madre di Dio, deve essere per forza donna, per cui non ci siamo. Deve arrivare a noi come una barbona. E allora, gli insulti, gli sputi e i sassi sarebbero tutti per lei. In poche parole, da cosa si potrà riconoscere questa Madonna? Intanto, come l'Apocalisse dice, vedrete la sua faccia, dunque è una di noi. È una che abita tra gli ultimi. È una che
che conosce tutte le sofferenze quotidiane, di ogni tipo, di ogni genere. È una che ha sofferto tantissimo. Ma a parte questo, cosa deve saper fare? Poiché essa è madre di Dio, deve conoscere la verità di ognuno di voi. Ecco, questo da qui si deve e può capire. Allora, non ditemi che non ve ne abbiamo dato prova. Intanto, come Madonna deve saper smadonnare, se no che Madonna è? Come spesso vi dico, è come un sarto che non sa confezionare un abito, come una maestra che non sa insegnare, come un chirurgo che non sa operare, e così via. Dunque, questa Madonna deve saper smadonnare. Perché direte voi smadonna? Beh, se conosce la verità di ogni individuo, per forza maggiore, questa, di parole eleganti, anche se le vorrebbe dire, quasi non gli è concesso. Non a caso si dice che la verità non piace a nessuno. La verità è nuda e cruda. E spesso, ripeto, ve lo abbiamo dimostrato. Lo abbiamo dimostrato perché ho dato del figlio di puttana a Napolitano. Non ci siamo risparmiati con le parolacce contro il Papa e il suo clero. Abbiamo attaccato i scrittori, abbiamo attaccato giornalisti. Tutto si può dire fuorché mi sono risparmiata, fuorché non ho smadonnato. E ripeto, ancora una volta, tutto è dimostrabile, tutto è registrato. Io sono qui, viva e vegeta. Nessuno mi attacca, anche se molti mi vorrebbero vedere morta. E allora si deve capire per forza che qui c'è un grande mistero. Il mistero della vita, cui ogni giorno quasi sveliamo. Sapete, quando è successo il caso Stasi, ho subito visto che lì, quel ragazzo lì, doveva essere collegato a qualcuno che conta nella magistratura, perché non si spiega il perché questo ragazzo, nonostante le prove ce ne siano tante, non sia in galera. Io ho sempre visto certe cose, ma rabbrividivo e speravo in cuor mio che queste cose non fossero vere, perché per me erano talmente macabre, erano talmente, non trovo neanche la parola per dirvi, era una cosa che mi riempiva di brividi. E allora cercavo sempre questa conferma. E finalmente sta arrivando. Ho capito. Anche io non ero in grado di leggere alcune verità, o certe verità. Non ne avevo la forza. Adesso, figli cari, Dio mi ha liberato. E adesso, si salvi chi può, veramente. Perché Dio, la madre di Dio, deve saper conoscere la verità di chiunque. È da questo che potete sapere o capire che qui c'è Dio. Soltanto questo ve lo può spiegare. Non ci sono altre spiegazioni. Tutto il resto fa parte della vostra fantasia. Perché la verità è una. E quella la deve saper conoscere Dio. Altrimenti non è tale. La conoscete quella figura che è in tutti i presepi,
quelle tre persone, che una è San Giuseppe, l'altra la Madonna e l'altra il bambino Gesù. Sapete, sono la stessa persona. San Giuseppe, non a caso si chiama il santo che giù seppe, perché lì ha dovuto provare sulla sua pelle tutte le cose che Dio aveva creato. Dunque, questo San Giuseppe altro non è che Dio, che ogni cosa ha creato. Attraverso le sue esperienze terrene, attraverso tutte le cose che ha dovuto rivivere sulla sua pelle, diventa madre di se stesso, perché ormai ha conosciuto tutto, sa ogni cosa. La donna che sa, ecco la madre, ecco che lui diventa madre di se stesso. Essendo madonna, ecco che partorisce quella creatura che è la luce. La luce che è appena partorita, per cui raffigurata in questo bimbo, che è l'umanità, cui lei, con il suo arrivo, partorisce la luce, ovvero il risveglio dell'umanità. E ora avete capito cosa significano queste tre figure, che poi sono la stessa persona. Non a caso, in quella stalla che raffigura il mondo, quella mangiatoia, là dove c'è il bue e l'asino, già l'hanno accompagnata in tutto il suo percorso, i buoi e gli asini. Ora ascoltiamo insieme la conferma, e vi posso assicurare che questo messaggio è veramente scabroso. La conferma di quelle cose che ho sempre visto, cui ripeto, ho sempre fatto così tanta fatica a credere. Ma oggi, poiché sono pronta e matura, mi arriva la conferma. Posso reggere a questi urti che scuotono il mio corpo. Ascoltiamolo insieme. Cari, cari, cari figli miei, io sono Dio. E questo ormai lo sapete, vero figli? Bell'intervento di Nostra Signora, non c'è che dire. Avete visto il suo volto? È pulito, semplice, vistoso sotto certi aspetti. Sì, 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 è proprio lei la Madonna, che non sta ferma in quel bel quadretto o statua, come troppi di voi amate. E lei viva e vegeta. E mo? Mo so cazzi, figli miei. Non siate tristi. E se vi dico cosa lei d'ora in poi svelerà, no, ma griderà dai tetti. Sapete, conoscete il vero significato di questa mia frase? Ogni tetto sarà scoperchiato e così facendo c'è da rabbrividire ogni giorno della vostra vita. Siate forti, come lo è lei, nell'affrontare, non dico cose scabrose, no, ma raccapriccianti sì, sì, sì. Avete visto anche voi quel magistrato invischiato con Stasi, il delitto di Garlasco? Sì, vi dico invischiato, sapete il perché? Loro si conoscono, certo che sì. Se non ci fossero i cosiddetti altolocati, Stasi sarebbe da mo in galera. Ma il tutto era stato studiato. Non è stato un impeto, no,
Chiara aveva scoperto certe cose e voleva parlare. E allora hanno così deciso la sua morte. Fermati, Fio, lo so, l'hai capito subito che Stasi non era solo. Ma sai anche chi ci sta dietro? Il Presidente del Consiglio? No, di più. Mattarella, sì, il capo della Repubblica, Mattarella, è lui il capobanda. Dietro di lui ci sono magistrati e piccoli imprenditori. Berlusconi? No, lui era autodidatta, ma gli altri, alti magistrati e o non, erano con Stasi, e molti, ma molti studenti della Bocconi e non solo. Eh sì, cari figli miei, per fortuna esiste Dio, vero figli? Sì, avete sentito bene, Mattarella, e molti no, ma di più, magistrati hanno instaurato una rete per i loro gusti sessuali. Pensandoci bene, era da capire, no? Perché con Berlusconi si sono scopati ogni giornale pur di veder pubblicate le sue troie? Mentre invece, per far sì che le loro troie all'interno dei palazzi fossero inattaccabili, o no? Loro hanno creato una rete, loro, magistrati, preti, piccoli e grandi imprenditori, piccoli e grandi prelati. Tutti hanno accesso a questa mia sporca, no, ma lurida rete. Cosa dici, Fio? Bella domanda. Ma la polizia cosa fa? Niente, cara Fio, perché chiunque funge da strumento alle loro delizie fa una brutta fine. Sapete che nel caso Orlandi erano implicati anche alti magistrati? Cosa dici, Fio? Facciamo nomi e cognomi? Certo che sì, ma figurati! Noi ti aspettavamo al varco. Aspettavamo questa Madonna, una Fio, pronta per il suo gregge. Sporcaccioni, sudici o non, affollano i palazzi in ogni dove e poi si dicono garantisti. Ma de che, stupidi cretini, de che? E voi fichetti della carta stampata, siete forti, vero? Sì, siete forti. Forti con i deboli, e o non? E non perché siete dalla loro parte, ma che quando c'è un delitto familiare, lì si sanno appostare all'infinito. Ma quando c'è un grosso caso che scotta, lì siete tutti, me compreso fin adesso, lì siete tutti frasciconi. Ho detto mi hai compreso. Sì, non a caso. Sì, Fio, tu sei forte, ma ancora non così forte da scagliarsi contro questa o quella ingiustizia. E va bene, era così che doveva essere. Non a caso si dice nel Vangelo, ho legato la lingua al tuo palato. Adesso, se Dio vuole, sei libera. E allora, figli adorati, si salvi chi può.
Ho udito stanotte quel gran figlio di puttana, nel vero senso della parola, e non solo, di Gino, dire: col cazzo vengo a portarti i soldi. Ma davvero? Davvero pensi di fare ciò che vuoi tu? Sta a vedere, brutto idiota, cosa ti faccio io. Gran figlio di mignotta, ma non sapete che non siete voi che comandate l'universo? Ma davvero lo pensate di fare il cazzo che vi pare piace, eh? E allora, la conoscete la storia della Bella e la Bestia? La Bestia ha ceduto in ogni dove. In ogni dove alla Bella, vero figli? Dio è con voi e non siete voi che comandate. No, sono io che comando voi. Cialtroni, sfregiatori da strapazzo. Ficcanaso siete sì, ma soltanto a sfavore altrui. Adesso Dio è qui. È arrivato. E quello sempre grazie a Dio. Grazie a Dio non guarda in faccia nessuno. Grande, grande, grande grazie a Dio. Ecco, figli cari, ancora una volta vi ho dimostrato che la Madonna deve saper smadonnare. Tutte le altre Madonne sono solo la vostra amata illusione, perché voi così amereste che fosse. Ma la Madonna, Dio, è tutt'altra cosa. Madonna, Madre Chiesa, chi è, sa. È solo lei che sa. Alla prossima, figli, e buona riflessione.